sicuramente la lezione di oggi è una delle più importanti, perché abbiamo anche dei personaggi di altissimo livello come Rino Barilari e Ugo Fancareggi, due personaggi che in una maniera diversa ci descriveranno l'immagine, la foto, il fatto, il corpo, il linguaggio del corpo e tutte le connessioni che ci sono fra appunto notizia, riproduzione fotografica, cinematografica e anche realizzazione e via di seguito. Dopo che i due giganti si sono messi d'accordo, cominceremo con Rino Barilari, rispettando l'ordine alfabetico. Riduttivo dire che Barilari è il personaggio che maggiormente ha reso pubblica e famosa nel mondo il termine, la parola paparazzi, perché qui parliamo di un professionista che veramente travalica questo termine appunto riduttivo. Provare a introdurre Rino Barilari richiederebbe tantissimo tempo, tantissime parole. Sono praticamente sintetizzati decenni di storia del cinema, della musica, della cultura, di tutto, e ovviamente l'abilità di Rino Barilari, oltre a quella tecnica che magari prego Rino di venire qua, raccontarci qualche trucco, ma soprattutto l'abilità di essere sempre al momento giusto, nel posto giusto. Intanto buon pomeriggio a tutti, grazie, rieti per me come fosse casa mia, perché ogni giorno il mio capo, che è Marchioni, è di Rieti e parla sempre di Rieti. E per me è già importante che mi è entrato nel cuore e nella mia vita questa città. E più qualche volta sono capitato per casi di cronaca nera, però il lavoro normale che io faccio e spero di farlo ancora in seguito. Vabbè, lasciamo perdere tutto questa cosa. Allora, io sono 52 anni che faccio questo lavoro. Ho cominciato a 14 anni, una famiglia con tanti soldi, si andava avanti dopo guerra, e per me era importante in quel momento non studiare, perché anche se io studiavo non c'erano i libri, i quaderni, sì, avevo qualche libro, però è del ventennio fascista e non ci azzeccava con la democrazia che era in quel momento in Italia. E così una mattina, guardando i cinegiornali al cinema, perché prima vedevo al cinema da mio zio tre volte quella stessa pellicola, e così già conoscevo un po' i personaggi di quel periodo, che erano tutti attori americani, attori italiani, importanti e via. E così, guardando il cinegiornale Seri o la settimana Incom, vedevo che il mondo era diverso. C'erano altre città internazionali, Roma, però l'ho capito dopo che questi cinegiornali non è che parlavano di una storia importante di giornalismo, ma era soltanto roba di pubblicità, per esempio il sindaco che va in un posto a visitare, era tutta roba di scena che cominciava la democrazia, che il paese andava avanti, però a me non mi fregava niente, però vedevo che il paese non era quello dove io studiavo o lavoravo, stavo da mio zio, era tutto diverso d'Italia. Così decido, da pazzo a 14 anni, di partire. Destinazione, dove arrivava il treno? La mia fortuna è stata Roma. Per me mi sembrava Hollywood, impazzivo il traffico, le macchine. E c'erano i soldi, massimo in 2-3 giorni. Per me è stato difficile, però la mia fortuna è che arrivo per sbaglio a Fontana di Trevi, però mai studiata nei libri o nemmeno la televisione, impazzivo perché era l'anno santo, e io là riuscivo a guadagnare dei soldi che i turisti buttavano dai finestrini degli autobus loro da turisti, e io raccoglievo quelle mezzi dollari e io sbarcavo il lunario. Perché d'ora orari che facevo? La notte dormivo alla stazione Termini, d'estate a Villa Borghese, si andava avanti. La paura mia era quella: se mi fermava la polizia, mi prendeva e mi sbarcava giù al paese e faceva una figura tremenda, era suicidio. Invece ringrazio a Dio, ho incontrato persone sempre per bene. A Fontana di Trevi, dove
hanno girato il film La Dolce Vita, eccetera, però io non c'avevo quella, quell'astuzia e il giornalismo delle cose da vedere. Io là con i fotografi l'aiutavo, che non erano fotografi, erano scattini, e io davo la mano a questi signori, loro mi vedevano sempre disponibile e guadagnavo qualche soldo, soldi che sento. Le buste delle foto di questi turisti li portavo negli alberghi e io guadagnavo. Poi piano piano, facendo sempre lo stupido, mai l'intelligente, e tutti li aiutavano perché ero stupido, non davo fastidio, non ero uno di concorrenza. E di là ho cominciato a fare le foto, che qui i colleghi possono sapere, a 3 metri 11, col flash, a 22 di diaframma, a 1,5 metri, a mezzo lampo, e così ho cominciato a fare il fotografo. Non ho mai studiato fotografia, anzi, sbagliando, mi sono imparato delle nuove tecniche, mi sono imparato a sviluppare, a stampare, tante di quelle cose che io guardavo agli altri, come loro facevano questo lavoro, però io non chiedevo mai niente, facevo sempre lo stupido, gli facevo spiegare una cosa 5 volte, però io già la sapevo, la fa scena e via. E così arrivo negli anni 60, negli anni 60 via Veneto, via Condotti, Cinecittà, l'Italia si producevano a Roma 310 film l'anno, in America massimo 15, perché in Italia intanto c'erano i mastri del cinema anche oggi, grazie a Dio, e più le produzioni si risparmiava a Cinecittà, perciò tutto il mondo arrivava a Roma, Roma. E questi personaggi incontrati la notte a via Veneto, o a Trastevere, o a Testaccio, e il giorno via Condotti, via del Babboino, piazza di Spagna, insomma c'era tanto di quel lavoro che io sceglievo i personaggi da fotografare, quelli italiani no, niente, perché tanto non incontrare gli Inalisi, nemmeno le foto gli facevo, era importante in quel momento, l'Inalisi sposata con Pesci, tutto quanto, io. Però noi andavamo a caccia di personaggi americani, però ti capita il personaggio americano, vabbè, shopping, senza guardie del corpo, oggi tutte guardie del corpo, sicurezza, oggi avvicinarsi al personaggio, deve stare almeno 10 metri col teleobiettivo, sta vicino, c'è una paura tremenda, vabbè, incontravi il personaggio, lo seguivi, però dopo aver fatto 5-6 foto, queste foto a chi le dai? Shopping, e beh, sentiva la provocation, voi conoscete in inglese provocation? Provocare, che vuol dire provocare? Che al personaggio gli rompevi le scatole, dopo le parolacce, scattavi sempre, e quello si ribellava. Ribellandosi, o fa con una mano così, o fa così, o fa così, o fa così. Tu una cosa diversa, c'è una foto diversa, e quella foto la vedevi tutto il mondo. E più di notte, col flash, loro gli dava fastidio agli occhi il flash, e così facevano così, era scandalo, e boccavano tutti, e quelle foto le batti giù nel mondo. Però alcuni personaggi americani, anzi quelli inglesi più importanti, attori e attrici, erano loro stessi che provocavano certe situazioni, perché loro sapevano benissimo che quelle foto andavano in tutto il mondo. E la colpa era sempre del paparazzo, del paparazzo, del paparazzo, ma il paparazzo, se tu non vuoi essere fotografata, tu non vai in quel locale, in quel posto dove è pieno di fotografi, di giornalisti, è tutta scena, va sempre contro il paparazzo. Io sono nato paparazzo, sono orgoglioso di essere un paparazzo, mi sento un giornalista, mi sento fotografo, ognuno è responsabile delle sue azioni, però purtroppo in questa professione la può fare chiunque, è aperta a tutti. Perciò c'è il cattivo e il buono. Uno di quelli io sono, cattivo, buono, per bene. Io chiedo prima sempre permesso di fare foto, sempre, però prima scatto, non chiedo poi. Non è la mia professione, non è che posso, vado, arrivo, posso fare le foto, no, devo farle prima. Ragazzi, io vorrei stare fino a domani, ma è difficilissimo. Ho fatto gli anni della Dolce Vita,
gli anni della contestazione del 68, sono stato ferito tante volte, sequestro di persona, delitti importanti, insomma, il fotografo è quello che racconta la storia del nostro paese. Oggi, con la digitale, mi dispiace, sparisce l'immagine e non c'è più ricordo. Il fascino. Non c'è più ricordo perché tutti la mettono nel computer, tutto al telefonino, tutti si sentono grandi fotografi, dopo alla fine non remember, è la fine della fotografia. Io ho fiducia ai fotografi perché l'anima di un fotografo è quello che lascia a tutti noi i ricordi più belli, quando sei nato, quando hai fatto il battesimo, la comunione, il matrimonio, ho sconsigliato a tutti, però il matrimonio, un bacio, la fidanzata, insomma è la vita che rimane dentro casa, dentro un album. Oggi dentro casa non ci sono più album, perciò è tutto finito, tutto digitale, anche la moglie è digitale. E a conferma proprio di questo aspetto tecnico, come sia molto più facile fare fotografie, cogliere momenti adesso che in passato, io noi abbiamo visto che Rito Balirari aveva come principale teatro Roma, ma non è per questo si era disposto a muoversi anche su altre località, altri luoghi, altri posti, e brevemente abbiamo visto anche fotografie di Nera, morti per overdose, omicidi, attentati cose del genere, suicidi, a dimostrare appunto che è normale, perché un fotografo non può fare soltanto la foto di, esatto, di una piazza, no, ogni 3 anni c'è il cambiamento della gente, della nazione, delle persone. Per esempio un ragazzo diventa maggiorenne, diventa più grande, si fidanza, cambia il mondo, non è che tutti i giorni devi dare sempre quella foto, devi cambiare. Allora c'è stato il momento del terrorismo, che l'Italia stava in agonia, c'è stato il momento dei sequestri più importanti in Italia, c'è stato il momento di grossi delitti, dopo la politica, Tangentopoli, ragazzi, il paese cambia sempre, però è un grande paese che si chiama l'Italia perché vince sempre l'Italia. Io mi ricordo durante il terrorismo l'Italia era come questo momento, e la situazione era bruttissima, la gente non usciva, era peggio di oggi, però l'Italia si è sollevata perché l'italiano è un grande, l'italiano ha vinto tutte le battaglie, abbiamo perso qualche guerra, però le battaglie abbiamo vinto sempre, perciò vinceremo sempre. E appunto, tornato al discorso dell'abilità tecnica, della capacità di cogliere i momenti anche in situazioni difficili, che ora sono più facilitati dalla tecnica, io proprio vorrei ricordare un aneddoto che è legato a Rieti, perché dicevo, Rino Balirari ha agito in tutta Italia, si è spostato dappertutto, ma è venuto anche a Rieti, e in occasione di un processo particolare, di quello di Tullio Brigida, un uomo che per ripicca nei confronti della moglie uccise e fece sparire i suoi figli e fu sottoposto a vari processi anche per altre situazioni sempre legate a questa brutta vicenda, fu anche sottoposto a un procedimento a Rieti, e Tullio Brigida, con la complicità di un giornalista reatino, Massimo Cavoli, grazie a loro sono riuscito ad avere una foto, senza di loro quella foto non c'era. È la storia, perciò oggi qualsiasi persona che dice non picture in inglese, non photo, è tutta scena, perché la foto è la storia di qualsiasi persona. Esatto. E quella foto, se non c'era quella foto, era un fallimento, esatto. Invece me l'ha fatta vedere proprio, me l'ha fatta vedere Massimo. Infatti non riuscivo a fare questa fotografia perché c'era un cordone totale di protezione nei confronti di Tullio Brigida, organizzato dal procuratore Canzio, che adesso è il presidente delle Camere. Mi ricordo che c'era il funzionario, il capo della MOM, per una donna. Esatto. Massimo, hai vissuto tu, quindi. È una cosa brevissima, anche a sorpresa, perché ho rivisto Rino dopo 20 anni. Una volta solo ho avuto il privilegio di stare a fianco a lui, e intanto mi è passato per vedere le grandi capacità professionali di cui era dotato. L'episodio è previsto nel 94, Brigida era stato processato, veniva processato a Rieti per un fallito attentato ai suoceri. Era indagato per essere sospettato di aver ucciso i 3 figli che poi furono ritrovati a Cerveteri, se ti ricordi. Siccome però quando venne a Rieti, l'ordine dei magistrati era di non farlo avvicinare nessuno, quindi doveva essere praticamente isolato, non doveva avere contatti verbali con nessuno. E siccome Rino, che quella mattina era venuto a Rieti con la collega del Messaggero Paola Buono, sì, che è bravissima,
si pose il problema di fare una foto diversa da quelle che stavano facendo tutti i fotografi all'esterno del tribunale, dove c'era questo cordone di sicurezza che era stato organizzato allora su disposizione del presidente del collegio, che era Giovanni Canzio, per cui quando arrivò Brigida c'era questo cordone di carabinieri e poliziotti. Lui scese dal furgone, Rino, come tutti gli altri fotografi, c'era la Rai, c'erano altre televisioni, fece una serie di fotografie, però giustamente Rino, come avete capito dal personaggio, dalla classe di cui è dotato, serviva la foto diversa, che non poteva essere quella che avevano tutti quanti, come la notizia che si pubblica sul giornale, lo scoop, la notizia è quella che non hanno gli altri. E ci ponemmo il problema, lui mi chiese un aiuto. Però oggi, ve lo dico a voi, quando andate in redazione o in ufficio, ti dicono, guarda, questo servizio ce l'ho soltanto io. Allora ti dico, ma l'ansia è arrivata? Sì, subito. Te ne accorgi subito che già oggi sì. È cambiato il tipo di giornalismo. Esatto. Praticamente c'è una notizia tu esclusiva, che è tu esclusiva, però i capi ti chiedono, ma l'ANSA, è arrivata l'ANSA? Sì, perché l'ANSA viene considerata come l'agenzia principe. E questo se lo dice l'ANSA, c'era il detto famoso che tuttora è in vigore, l'ha detto l'ANSA, come se l'ANSA fosse loro colato. Insomma, invece tante volte le notizie che le possiamo lui. Che quando tu, scusa che ti prego, prego, quando tu hai una notizia tua personale, esclusiva, la racconti, è tua. Invece è importante anche esatto. Il falso, che anche le notizie, ricordo di 50 anni fa, 30 anni fa, oggi è tutto al contrario, tutto diverso. Perciò vuol dire che anche le agenzie, quelle notizie che danno, sono vere. Invece, quella che sa tu ancora più vera, non ci vede nessuno. Esatto, così. E quindi, concludo rapidamente, Rino mi chiese come si può fare per fare una foto diversa. Il problema si pose, era anche importante, perché il Canzio aveva fatto disporre carabinieri e poliziotti tutto attorno al perimetro del tribunale, con la complicità di un vecchio custode del tribunale, che era un mio carissimo amico, che già in altre occasioni mi aveva agevolato. Riuscimmo ad entrare dalla parte isolata del tribunale, che era la parte della pretura, percorremmo tutto un corridoio vuoto e arrivammo fino alla porta dell'aula, dove nel frattempo i carabinieri stavano sistemando Brigida e gli stavano sistemando davanti anche la spada, quella che voi vedete nelle gabbie degli imputati, che solitamente non si mette in tribunale se non per imputati particolari. Però allora Brigida minacciava l'avvocato della moglie l'avvocato Picchioni, che era il legale di Stefania Dami, cioè la moglie della sua moglie, per cui stavamo sistemando la protezione. Entrammo dentro l'aula, io vedevo Rino senza macchina fotografica, quindi mi domandavo di come farà Rino a fare la fotografia. Se ben ti ricordi, portavi un giubbino chiaro, aprì il giubbino, aveva una macchina sistemata all'interno con degli elastici, eccetera, riuscì a scattare rapidamente una serie di foto prima che il maresciallo realizzasse che era un fotografo. Rino chiuse tutto subito, no, maresciallo, andiamo via. Il giorno dopo, sul Messaggero, questa è la foto, unica foto di Brigida nella gabbia degli imputati, 22 giugno 94, foto servizio di Rino Barillari, l'unico che fece le foto dentro l'aula del tribunale in questo processo, che aveva conquistato tutte le cronache nazionali, compresa quella dei telegiornali. Però è stato questo un altro scoop di Rino Barillari a Rio. Però è stato l'unico a beccare un calcio da Brigida. Sì. Perché l'hanno portato qui a cosa, come si chiama? In un cimitero. Un cimitero per vedere. Lo porto con l'elicottero, tutto sì. Qua mi avvicino e mi do un calcio, ma stesso per terra. Sì, sì, mi ricordo, questo episodio è stato anche raccontato sui giornali. Questo è stato lo scoop di Rino Barillari a Rieti. Ecco qua, grazie. Grazie. Parliamo di statistiche, di cifre, perché Barillari fra macchine fotografiche distrutte, allora, e poveri in ospedale, eccetera, eccetera. 163 volte all'ospedale, a volte, anche l'incidente stradale dove ero più di largo di qua, eccomi qua, salvato, sparato, accoltellato, baciato pure qualche volta. Praticamente ogni giorno è un'avventura, però è il destino della vita. Sono qui,
lavoro più di prima, un altro tipo di mentalità, cerco di essere giovane, ma è impossibile, però riesco a capire i giovani perché sono favolosi, sono formidabili, sono eccezionali, e grazie ai giovani ancora sono forte a pensare di ragionare come loro e di fare delle cose come loro. Però se penso alla mia esperienza è un fallimento, non sono capace, però riesco, perché frequentando i giovani ti sento ancora più giovane e più colto, perché loro sanno tutto di tutto e basta. Le fotografie più difficili e i personaggi più difficili da fotografare, più aggressivi? Ma secondo me sono... Qualche episodio, accadendo ovviamente. Sono più importanti i personaggi difficili, perché se un personaggio difficile tu ti organizzi in modo tale da colpire. Ma quando tu vai a fare le cose facili, è tutto complicato, no? Le cose facili, non è difficile, non sono truccata, e c'ho da fare, sto aspettando al telefono, fammi vedere le foto. Invece quel servizio è impossibile, tu sai che devi farlo e lo fai. E secondo me sono quelli i servizi più belli che rendono, e più quelli che tu riesci a fare di nascosto, in giro, col teleobiettivo, che il personaggio non se ne accorge. Perché se se ne accorge si vede subito che sa di non reality. Ricordatevi che il 90% di servizi sui settimanali è tutta roba inventata, montata. Ragazzi, c'è sempre il bacio, qui si baciano tutti. Io sono due mesi che non bacio nessuno, questi tutti i giorni si baciano a destra, a sinistra, al ristorante. Dopo la fregatura qual è? Che quando uno lascia un'amica così, gli dà un bacio, col te l'obiettivo sembra che l'opera, invece no, è un saluto, è scandalo e compagnia bella. Però loro riescono a fare questi servizi così non vengono le querele. E il giornale si lasciano, tu rimani incinta per telefono, lo sa per telefono, mi sono tagliato. O per esempio si lascia, esce il film. Allora sempre per lanciare il film succede lo scandalo. È sempre quel giro, sempre loro. Un circo chiuso, quindi? No, chiuso. Se c'è i soldi potresti entrare pure tu a prendere anche tu. Oh, e dicevo però, tra questa aneddotica di foto difficili, quali sono stati i due o tre personaggi più che hanno creato delle situazioni particolarissime, memorabili? Allora, qui siamo nel 64, a Roma si girava il film La Bibbia di Johnny Houston. C'è Peter O'Toole, l'attore che ha fatto Lawrence d'Arabia, che è morto 8 mesi fa. Eravamo più giovani, diciamo, 18 anni, 17 anni, perché ero minorenne ancora, sì. Una notte lui, in un locale, con un'attrice inglese, Barbara Steele, assieme, lui mezzo ubriaco, sposato anche lui, Peter O'Toole, mi arriva la soffiata di un mio amico Gianfranco Piacentini, che è un ex playboy. Io l'aspetto tra via Boncompagni e via Veneto, Peter O'Toole con Barbara Steele, faccio uno scatto con la rolle, Peter O'Toole mi vede e mi corre, mi acchiappa e mi spacca qui l'orecchio, 4 punti, ferito un po' qua, macchina grafica sfasciata. Mi portano al policlinico, la polizia ferma più di rottura, lo porta al commissariato Castro Pedoni, hanno chiamato mio padre perché ero minorenne, e mio padre tutto quanto arrabbiato, mica colpito rottura, com'è che devo cambiare mestiere, vabbè. Però alla fine mio padre ha incassato 1 milione, perché è stato querelato dell'epoca, e a me mi ricordo mi ha dato 25 mila lire, e per me ero ricco. E quella è stata un'aggressione brutta, più c'è stata quella di Marlon Brando all'isola Tiberina, con la figlia di Nancy Quayle, che lui con la bottiglia mi corre verso ponte vicino alla sinagoga, e io grazie al 96 l'autobus mi sono salvato, e lui è rimasto con la bottiglia chiuso, se no la beccavo anche la sveglia. Ho litigato con i guardie di Frank Sinatra, rissa in Veneto, insomma ogni notte c'era qualcosa di bello, era meraviglioso, perché anche i personaggi stessi si apprestavano a far cacciare, e quella era bella. Oggi invece no, oggi che siamo matti, no?
oggi con le guardie del corpo, non ti può avvicinare, niente foto, disturba, tutta scena, si litiga sempre perché non hanno una storia, invece quelli di una volta c'è una storia. Incontravi Sofia Loren, oggi incontri la Crescentini, che non frega niente a nessuno, incontravi Sheila Campbell, incontravi Giovanna Ralli, incontravi Claudia Cardinale. Oggi sono tutte piccolette, ritratte, con nasi che assomigliano tutti, e io delle volte mi sbaglio. Me ne accorgo l'altezza, o se c'hanno qualche tatuaggio, basta. Oh, qui ci sono molti fotografi, e ovviamente sono tutti, diciamo, allievi mutativi di Dino Baidari. Allievi, sono in gamba, sono bravi, hanno le macchine automatiche. Una volta per comprare un rullino, ogni volta che scattavo, massimo 4 scatti, dopo di serva, perché i rullini costavano, oggi fa 500 foto e sempre quella foto. Comparellari, buonasera. Io ho i capelli bianchi. 1956, via Veneto. Io lavoravo per Carletti all'Hotel Excelsior. Avevo solo un fotografico di sotto. E facevo, c'erano 17 anni, diciamo, facevo il paparazzo. Una sera, signori, mi trovavo lì, non avevo avuto notizia da nessuno. Ti vedo scendere da un taxi, distante poco meno di 50 metri dall'Eccelsior, a Vacante e Walter Chiari. Avevo la Rolleiflex con il lampo, il settone, fotografo, quelli mi vengono addosso. Quindi io confermo ogni parola che lei ha detto poc'anzi, su tutto quello che ho vissuto. E anche il personaggio più importante a Vacante, secondo sì. Walter Chiari, perché una città magica come Roma, la Hollywood su Tevere, tutti i personaggi del mondo arrivano a Cinecittà, perché i costi oggi, chi viene in Italia, da pazzi, tutti vanno in Tunisia, vanno in Bulgaria, adesso anche in Spagna, in Romania, e noi perdiamo tanto di quel lavoro che grazie a cosa che c'era ancora Cinecittà. Vabbè. Iniziai a correre a piedi per andare a Piazza Colonna al Tempo, perché il mio punto di riferimento era il Tempo. Vado a prendere Carlo Riccardi. Sì, esatto. Carlo Riccardi. Vado a prendere materialmente la roba che avevo al collo. Bene, che cosa avevo davanti ai due obiettivi? Il copio obiettivo, non il parasol, il copio obiettivo, cioè avendo fotografato con il mirino a traguardo, non nel reflex, io fotografavo ugualmente, ma non si impressionava la pellicola. Però io c'ho un trucco sulla Rolleiflex. Sì. Io mi avvicinavo ai colleghi, la mettevo a M. Sì. Così le foto non venivano. Scattava. MX, la differenza tra MX. Se no, facevi una bella cosa. Non c'era il sincronismo. Il dito con l'olio sull'obiettivo. Ah beh, vedi. Più potevi mettere un coso, un francobollo. Francobollo. Noi facevamo noi i tempisti, i colleghi stessi, però nella legalità. Con la Rolle, facendo fotografie improvvise, col mirino a traguardo. Mirino a traguardo significa vedere attraverso lo spazio libero della macchina fotografica, non quindi attraverso le lenti, non la reflex vera. E quindi puoi immaginare la delusione immensa, la delusione immensa. Comunque io sono anche un po' un nipote di paparazzo. Mio nonno Luigi Fallerini, fotografo di Rieti, comprò nel 31 la prima Leica che uscì in quel periodo per fotografare Mussolini quando veniva qui al Terminillo. Però sono contento che tutti hanno paparazzi. E quando uno parla dei paparazzi, i miei colleghi si vergognano. No, assolutamente. Stato uno dei migliori momenti della mia vita. Paparazzi, no, sono un reporter. Senta, pare che lei si sia divertito molto in questi ultimi anni. No, mi divertito. Ho fatto la vita da miliardario senza una lira. Complimenti. Scusa, ti invitano, frequenti re, regine, principesse, attori, sconosciuti, anche dei morti, funerali, senza che tu abbia pagato niente.
sempre dal vivo, i saluti, ha fatto la vita veramente da grande. E basta. Se c'è uno scatto più di altri che mi è rimasto nel cuore, se c'è uno scatto me lo so vedere più di altri che è rimasto proprio dentro. Allora, c'è uno scatto che rimane nel mio cuore, che ha il Papa che gioca a bocce, però ogni giorno per me è sempre quello scatto che faccio per ultimo, mi sta nel cuore. Ogni giorno che passa, ti cambia sempre scatto, scatto e scatto. Può darsi che uno scatto che oggi è una cosa eclatante, tra quando quella foto non serve più niente, il lavoro proprio sullo scoop, sulla foto esclusiva, e basta. Qual è la bella sveglia? Infatti. Questo è il marito di Brigitte Bardot che viene a menarmi, Gunter Sachs. Gunter Sachs, grande playboy. Questo è Marcello Mastroianni. Questo è il marito di Jenny Mansfield. Io ho un calzone da Jenny Mansfield. E lei mi ha dato una borsetta in faccia, la top model. Questo dov'è? Questa è Pierre. E quello ero io quando ero ragazzino. Quasi potrebbe andare avanti. Questi sono quattro paparazzi. L'unico vivo ancora sono io. Penso. E qua si potrebbe andare avanti per ore e ore. Barnard. Ah, Christian Barnard, questo è l'uomo che ha fatto il primo trapianto del cuore della storia della medicina. Grande playboy. Ho chiesto un pomeriggio a Barnard, noi in inglese, ho chiesto a un giornalista cosa potesse fare per il mio cuore. Allora ho detto, chi c'hai? Malato? No, innamorato. E lui si è messo a ridere. Volevo sapere come mai non compaiono fotografie sportive. Ce l'ho, però non fanno notizia. C'è lo sportivo ferito, sì, quello funziona. Una partita di calcio che tira una palla. No, episodi. No, ci sono. Ma l'hanno accoltellato allo stadio. Dovrebbe entrare anche i santi che fanno il miracolo, però come fai? Forse presente manco un po' di nudo artistico, come fai? Un po' di serietà. Poi forse la fotografia sportiva richiede una specializzazione, una mentalità particolare, frequentare determinati... No, ma scusa, oggi con queste macchine, con un bel 300 e 500, fai pure il Gesù Cristo che piange, dai, su, siamo seri. Una volta era difficile, con la corda, a sviluppare di meno, di più, dai, oggi è tutto facile, grazie a Maria, dai. Chiudiamo con un consiglio per chi volesse avventurarsi in questo... affascinante di continuare quello che fanno, perché il paese cambia, si cura la meglio e già siete pronti a dare il meglio più avanti di questo paese che sta cambiando. Adesso è un paese di giovani, nuove idee, nuove cose e via, basta, non si può ragionare come ragiono ancora io, già vecchio, sono i giovani che è il nostro futuro e io ho fiducia, perché l'Italia è un grande paese. T'ho detto già prima, ho preso tutte le guerre, però le battaglie le abbiamo vinte. Grazie ancora Rino Pagliari. Adesso è la volta di Ugo Fangareggi, attore di teatro, di cinema, che sicuramente avete visto tante volte guardando lo schermo, facendo zapping, proprio per... in mille circostanze, nelle varie partecipazioni professionali che lui ha avuto modo di svolgere nella sua lunga carriera. Prego Fangareggi di accomodarsi e con lui affronteremo un aspetto legato proprio al corpo, ovvero sia proprio a quello che si vuole davanti allo schermo, davanti all'obiettivo. E lui ovviamente ce lo racconta nel suo ruolo di attore, quindi prima di tutto vorrei da lui una sintesi della sua lunga carriera, per spiegare un po' a beati loro, sono giovani, magari non hanno avuto modo di vedere tutto quello che lei ha realizzato a livello artistico, e spiegare poi magari come si svolge il suo ruolo di fronte alla telecamera, soprattutto per chi vuole essere giornalista, quindi innanzitutto come porsi davanti alla telecamera, come atteggiarsi, ad esempio anche come parlare, spesso e volentieri anche un problema principale per quello che chi parla davanti alla telecamera è la dizione, quindi anche come articolare non solo il linguaggio, ma anche come pensare, non cadere in spondoni, ricordare, collegare tutto quanto, che è una cosa abbastanza difficile.
Grazie, buonasera a tutti. Diciamo praticamente che io ho avuto come primo maestro mio nonno, che mi insegnava le poesie. Venivo qui a Roma perché io sono di Genova. Venivo o nelle vacanze quando studiavo o quando lavoravo in ferie. Quindi mi ha un po' instillato lui questo animale che ti corrode dentro, che vuoi esprimere un po' tutto quello che è la tua esperienza attraverso un mezzo che è quello del cinema. Io l'ho amato sempre molto e fin da bambino ho visto quasi tutti i film, diciamo, della storia fino agli anni 50-60. Sono fuggito da Genova per venire qui a Roma dai miei nonni perché volevo fare l'Accademia d'Arte Drammatica e a Genova o dovevo andare a Milano perché a Genova non c'era ancora questa scuola. Sono stato qui 3 mesi, ho fatto una specie di on the road, una specie di autostop negli anni, era 57, tutta la via Aurelia, eccetera, immaginando sempre di arrivare poi a Roma a fare. Poi invece sono dovuto ritornare sulla Genova perché mio nonno mi ha detto: guarda, tu devi ritornare su, finire il voto tecnico, perché era proprio quello il lavoro che io facevo. E allora così amaramente sono ritornato indietro, questa volta in treno, e poi ho aspettato altri 5 anni quando il Teatro Stabile di Genova ha fatto dei provini per prendere degli attori con piccole parti lì, e sono andato a fare questo provino, mi ricordo, sul palco del Duse, che ero quasi come se dovessi dare sfogo a tutta la roba repressa che avevo, no? L'idea di fare i film, l'idea di leggere i testi teatrali, e quindi insomma, diciamo che lì sono stato preso, sono venuto a Roma con il Teatro Stabile del povero Alberto Lionello, la legge di Squarzini, e di lì mi hanno consigliato un'agenzia, perché tu con quella faccia lì, dico: quale faccia? La faccia di merda, diciamo, io sto pensando. E lui dice: no, questo Nico Pepe, che era un bravo attore, mi ha praticamente dato l'indirizzo di un'agenzia, e lì, e dopo un mesetto così, ho fatto il primo film che si chiama Colpo Gobbo all'italiano, dove io facevo una piccola parte e c'era il grande Mario Carotenuto e la regia di Lucio Fulci. Da lì ho cominciato a fare altri film fino a che nel 64 mi ha chiamato il Trescola per fare questa cosa, La Congiuntura, che è un film con Gassman e la Jean Colli. E dopodiché mi ha presentato a Monicelli, ho fatto l'Armata Brancaleone. Insomma, era tutto un periodo in cui, senza farmi più vedere o dimostrare fotografie, eccetera, andava avanti questo lavoro. E quindi ho continuato con l'Operazione San Gennaro fino a diversi sceneggiati e diciamo diversi film fino ad arrivare a 98-99, o 2 o 3 giorni, o una settimana. O... Naturalmente, la prima cosa quando mi chiedevano com'è che bisogna fare l'attore, la passione bisogna averla già dentro. E poi mi ricordo sempre la frase di mia madre, cioè: devi leggere, quindi leggendo, fantasticando. Poi sono venuto a Roma e ho detto: devi vedere film, quindi fra la lettura, tra la visione dei film, riesci a fare tuo quello che, naturalmente, tutti i film belli, tutti mediocri, i capolavori, no? E quindi diciamo che ho sempre avuto un pochettino questa voglia di comunicare attraverso le mani, attraverso il corpo, attraverso il mimo. Poi avevo proprio una specializzazione nel mimo, adesso un po' meno perché ho il terzo gamba, quindi insomma.
Infatti, proprio perché ho fatto diversi spettacoli di azioni mimiche che ho portato in giro per l'Italia centinaia di volte, dalla Val d'Aosta alla Sicilia, alle isole Esadi, eccetera, una volta fai l'azione mimica e poi cadi e ti fai male, un'altra volta ricadi, non fai niente, una volta i piatti, eccetera. Quindi adesso, per esempio, c'era una cosa, le prime cose che io ho fatto, per esempio, era questo mimo da quale ho imparato da un grande mimo francese, non mi ricordo più come cavolo si chiama, si può aiutare in me. E quello lì io l'ho fatto diverse volte, il giocatore di golf con la gamba di legno. No, è attore di teatro. Si sta conosciuto anche qui. Sì, certo, in Italia diverse volte. Ho fatto questo giocatore di golf, mi è rimasto proprio impresso. E quindi io, adesso ve lo accenno solo, cioè lui arriva con questa borsa di con tutte le palline, naturalmente ci mette lì, guarda. Quindi io, vedendo questo, vedendo naturalmente i grandi come Jacques Tati, eccetera, no? Basta osservare, vedere, riuscire a capire, a captare, a vedere, a trovare il momento in cui questo, senza dire una parola, ti fa capire certe cose. Per cui, per esempio, la prima cosa che mi è rimasta impressa è questo, che vabbè, si mette lì, prepara la canna da pesca, adesso la faccio breve, poi sta lì, tira giù la cosa, così, aspetta, poi saluta gli amici, poi... Questo questo è il pescatore. Prende la pallina, così la mette lì, sempre con questa gamba, poi prende sta roba qui, dopo che ha fatto... Si alza e nell'alzarsi la gamba di legno naturalmente non si muove, sta dritta, no? E lui va dritto per terra così. Ora era una cosa molto divertente, faceva ridere, eccetera. Ma avendolo fatto, credo, una ventina di volte, poi adesso si è stato Marcello Marceau. No, era uno degli ultimi. Adesso mi verrà in mente. Sì. Per cui diciamo che a me è rimasto impresso questo mimo, poi. Quindi in questa direzione qua ho visto naturalmente tutto quello che può essere il cinema muto fino agli anni 30, no? Max Linder, Charlie Chaplin, Buster Keaton, fino ad arrivare al grande capolavoro di Jerry Lewis. Io credo che più che, diciamo, le lezioni di mimo, le lezioni di... forse le edizioni anche, per esempio lì c'erano... Io ho ascoltato molti dischi, per esempio di Gassman, di Enrico da Salerno, di Antonio Graf, insomma, voglio dire... Quindi, secondo me, è quello di immedesimare... Infatti io ho fatto un paio di anni di scuola con i ragazzi, no? Anche qui a Rieti. Ma... volevo dare una chiave, anche perché bisogna avere anche un po' l'abilità di insegnare, di fare. Qui abbiamo professori, avvocati, fotografi. Io non è che sono... Io tutto quello che posso fare è raccontare una mia esperienza e dire come faccio una cosa, perché sennò non ho proprio la tecnica di insegnamento. Però credo che comunque tutto questo cinema molto mi abbia insegnato. Quindi credo che quando uno vuole fare una cosa ed è naturalmente appassionato, perché la passione è quella che non ti deve mai mancare, bisogna osservare. Cioè, a me dicevano leggi, guarda. Allora anche nel mestiere vostro, che appunto mi sembra di capire, dovesse stare a contatto col pubblico, secondo me bisogna guardare tutto quello che si vede, che ci circonda, nella chiave che è nostra. Io non so, quando parlo, quando sono anche da solo, che penso, dico così, ma che cosa devo fare domani mattina? Poi subito, allora io, se dico questa battuta, la macchina da peso dove la metto? Va, oppure non so, vado in bagno, per guardare, cioè, che faccio, madonna mia, aveva ragione quella. Se io dovessi dire la... metto la macchina, no, la macchina che poi ce l'ho specchio, cioè tutta questa funzione.
Se amate il proprio lavoro, quello che dovete, non vi dovete mai scoraggiare e dovete vedere tutta la vita, tutto quello che ci, vi circonda in quella funzione. Il resto viene da solo, ragazzi. Non ho altro da dire, almeno per ora. Parlare davanti comunque a una telecamera o recitando, o ma anche leggendo notizia, o magari mentre stai facendo iniziare può capitare la situazione in cui arriva una notizia improvvisa, devi anche quindi leggere e sintetizzare quello che stai leggendo e soprattutto farsi capire, organizzare il linguaggio, quindi la dizione, questo è un aspetto molto importante. Quali sono i fondamentali per una corretta il corretto elogio? Sì, vorrei dire, anche qui, come dicevo prima, se si ascolta dei bravi dicitori, io vorrei dire, avevo diversi dischi di Gassman, avevo tutte queste registrazioni, anche l'opera, no? Vorrei dire, mi ricordo che Vittorio, quando stavamo facendo dei film, per cercare un attimo di avere una buona dizione, devi cercare di fare le più smorfie possibili, così almeno diciamo che tutti i muscoli facciali sono abbastanza così allenati nel fare questi esercizi, insomma. Quindi vuol dire, questo è fondamentale. E poi appunto la dizione, mi ricordo che anche lì basta sentire monologhi che sono un po' enfatici, ma la dizione pura, Enrico Maria Salerno con dei dischi, oppure Gassman, oppure anche Arnoldo Foà, tutti questi attori, se si possono prendere e sentire, non è che con internet si possa fare tutto, ascoltare, guardare, secondo me questa, non oggi, non domani, ma 2 anni, 3 anni, 4 anni, qualcosa che rimane, anzi se lo guardate proprio in quella funzione, dicevi la dizione, poi un'altra cosa, il comportamento, la macchina. Io mi ricordo il primo film che ho fatto di Pirati, che tra l'altro è stata anche un'esperienza bellissima, l'abbiamo girato al Lago di Garda, era il primo film, era di Comincini, che la firmava poi il suo aiuto regista, e mi ricordo che c'era una scena in cui noi dovevamo salire la nave e arrivo lì in questo salone e guardavo tutto quello che succedeva. E lui mi diceva, entra, osserva, basta, e guarda, osserva, guarda, basta, vai di qua, a destra, sì. Io mi sembrava di stare lì come dovevo riempire, secondo me, dei vuoti, non dovevo strafare. Infatti si vede questa sera che io ero imprudente. Ma perché non mi hai detto stai fermo? Tu entri dentro, guardi e stai calmo. Però tutto questo l'ho imparato dopo 10 o 15 anni che vai, ti riprendi, guardi, e poi sono importanti le pause, bisogna essere molto chiari senza essere falsi davanti alla telecamera, davanti alla gente con cui parli. Poi secondo me un pochettino di allenamento, voglio dire, viene da sé, perché io non sono un gran parlatore, però adesso in questo momento per esempio mi trovo benissimo a trovare a dire, a raccontare, a fare queste cose. È importante la sincerità, il non recitare, perché tra l'altro quando si fa l'attore si recita, però dal momento che da un po' di tempo a sta parte, 20 anni, 30, ci hanno rubato il mestiere tutti, i politici in primis, quindi come parliamo, allora voglio dire, basta essere sinceri e pensare in funzione del lavoro che tu fai, quindi molto, molto tranquillo. Poi ci sono le pause, ci sono i momenti di pensamento, però vuol dire, se uno ha una personalità, anche se non si ricorda la parola, lo supera. Quindi secondo me è proprio una questione anche di essere spontanei. E naturalmente, ripeto, leggere, sentire, ascoltare, guardare, secondo me sono fondamentali per tutti i lavori, insomma. Meno che per il fotografo. Tra l'altro volevo riproverarlo lì, non ho manco fatto una fotografia. La verità è che sono un attore italiano. Diciamo che lì c'era proprio la linguine del professionista che voleva fotografare il proprio modello, quindi non è assolutamente una forma di riverenza. Una cosa che
è una problematica più del giornalista che dell'attore, che però volete, potrebbe essere interessante, cioè come dare una notizia. Ci sono notizie belle, notizie brutte, notizie di catastrofi, notizie di sport. Allora c'è una corrente che era quella del giornalismo degli anni 50-60 in cui il colui che leggeva la notizia doveva essere assolutamente imparziale, leggere quello che diceva senza dare quello che dico, leggere quello che dire quello che leggeva, ecco, per esempio come ho fatto io, senza alcuna impressione, senza magari usare un tono che in qualche modo drammatizzasse o ridicolizzasse quello che leggeva, gli desse un'enfasi particolare, mentre Vincenzo molto spesso con delle pause, con dei piccoli gesti, dei piccoli abbigliamenti, il giornalista spesso dà già un tono e un significato più o meno personale o parziale alla notizia. Questa cosa, per esempio, come la vede l'attore quando vede un giornalista leggere una notizia e magari dargli un carattere più o meno importante, ridicolo, serio o meno? Ma ci sono diversi giornalisti che a me piacciono molto, partendo da Biagi, da Montanelli. Io quando li sentivo parlare e guardare non mi annoiavano mai, perché loro avevano proprio questa affabulazione molto specifica. E devo dire che a me, per esempio, una che mi sta proprio sull'anima è quella Paola che fa la corrispondente di Rai 2 della televisione, cioè del telegiornale, e io quando parla presidente a casa e gli danno i servizi sempre più lunghi, no? Esatto. Ora dico, vabbè, ognuno ha la propria voce, anche la Cardinale era, e poi l'hanno doppiata per anni e poi hanno scoperto che aveva una voce meravigliosa, per cui adesso continuavo, si sente la voce di Cardinale, voglio dire, però dovrebbe essere. Non so come mai questi direttori di rete, voglio dire, per amor di Dio, nessuno dice, ma uno che sta lì a parlare in questa maniera qua, e sta lì tre quarti d'ora, perché è tutto il servizio più lungo di tutti gli anni, e dà anche un po' fastidio, quindi non è questione di essere razzisti, è questione di avere un po' una presenza, una voce anche rock, anche bassa, anche acuta, e non monocorma, dare un po' di cosa, ma quando si parla con gli amici, insomma. E poi secondo me, come dico, il fatto di ascoltare e di vedere è la cosa più importante. Uno può fare la lezione, può vedere quell'altra, un'altra lezione di qua, un'intervista dall'altra, però il fatto di amare, di farci, di avere questa... quando si ha la simpatia per una persona che fa il giornalista, fotografo, eccetera, qualcosa scatta, per cui vedere, guardare, sentire, ascoltare, secondo me sono le lezioni migliori, quindi. Però il fatto della voce deve essere importante, insomma, almeno. Io avevo diverse volte, così, ho fatto diverse cose con questo accento genovese, mi diceva Gasman, io ci ho messo 20 anni per far dimenticare che ero nato a Genova, no? Tutte queste. E per lui era anche un po' esagerato, però era piacevole sentirlo. Quindi voglio dire, ci sono delle persone che quando parlano, quando vanno in pubblico, c'è solo da imparare, da vedere il gesto che fa, la pausa che fa, guardare, sentire. E poi siete voi che siete molto più intelligenti di quanto non eravamo noi all'epoca, però adesso non è che vi voglio sminuire, siamo stati calmi. Però, e quindi quando si ama una persona, si ama un lavoro, si becca subito le cose che necessitano per continuare questa cosa. È vero. Dunque, fermo stato che vorrei sapere se ci sono delle domande, a me piacerebbe magari dare carta bianca a Fangareggi, coinvolgere due o tre ragazzi per improvvisare qualche cosa, una scena, qualche cosa così, davanti alla telecamera. Prima di fare questo piccolo corso, quei ragazzi vorrei fare una domanda a voi. Io, vabbè, prima di... poi dopo sono diventati amici, ricordo le tue caratterizzazioni nei vari film che hai girato, quindi per cui La Parmigiana, come avevo detto, Il gatto a nove coda di Dario Argento e I complessi, perché si vedeva, tu parlavi molto poco, però si vedeva molto più la faccia, e quindi la società è quel momento. Io mi ricordo sempre il primo incontro che ho avuto con te, che lavoravo in un bar, cioè, e appena si mi chiede, mi fa un caffè, ho detto, ma scusi, ma legge un film con Dario Argento, e lei che ne sa? È stata subito la tua risposta. Voglio arrivare dunque, la scena famosa di Gigi Scarogna nel film di Dario Argento è stato doppiato, nonostante parlasse cinquese, non era la tua voce.
e volevo sapere quanto pesava quella giacca con tutti quegli attrezzi che per l'argento ti aveva messo addosso per fare lo scassinatore. Io stavo facendo uno spettacolo con Giancarlo Sepe alla Comunità di Trastevere, i fratelli Lumière, cioè, era la storia appunto, passava il centenario del cinema. Arriva Dario Argento e dice, senti, ma io lo conoscevo già perché faceva il giornalista di Paese Sera. E quindi, ah ciao, come stai? Senti, io c'ho una cosa, c'ho un personaggio che tu dovresti fare, ti metto una fascia qua, così poi ti apri tutte le giacche, devi andare a scassinare una cassaporta, le giacche qua, eccetera. Per me mi fa piacere, se me lo dici, va bene, eccetera. Poi è ritornato di nuovo, ma ti parlo di 6 mesi prima, no? Prima di girare, 6-7 mesi. Secondo dopo possiamo fare le idee, ragazzi, questo c'è. Sì, ce l'hai. E mi dice, ti ho detto Dario, sì, ma mi sembrava proprio una cosa, sembrava che dovessi fare un pezzettino di un quadro di Caravaggio. Dico, va bene, mi fa piacere, come no, tra l'altro. Non so se avevo visto il suo primo film, Luciano del primo registro. E insomma, allora ho fatto sta roba qua, l'ho fatto tutto in inglese con la Dylan Coach, facendomi un mazzo così. Ma la scena quella che dicevo, l'altra fortuna o quella dentro alla pietola? Dentro alla pietola. Tutto in inglese, con le parolacce, le cose. Ho dovuto imparare un sacco di parolacce in inglese. E ho fatto anche una fatica, perché se non era che era... Vabbè, comunque andava bene alla Dylan Coach, che sarebbe quella che appunto... La maestro di dialogo, alla lingua. E poi mi chiama per doppiare Ferruccio Amendola, e padre di Claudio. Vado lì, doppio questa roba in genovese, quindi sono sincronizzati. Le labiali in inglese, figlio da Magras, va a fare titola, tutte quelle cose lì in genovese, ho fatto, però insomma, vado bene, ciao, arrivederci e via. Vado a vedere il film, sono doppiato. Allora quando ho visto Amendola, mi ho detto certo che siete, così, detto, certo che siete proprio stronzi voi. Dario mi fa recitare in inglese. Tu mi fai doppiare, cioè doppia la mia voce in genovese e poi mi ridoppi. Siete veramente stronzi. Questo gli ho detto a Ferruccio. E no, ma sei il produttore, ma chi è produttore? Tu avrai detto che non andava bene e quindi hai preso un altro e hai pagato un altro. Insomma, non ti dico la rabbia che mi sono fatto per quella cosa lì. Posso dire una cosa che ho notato nei film complessi? Mi ha colpito tantissimo il podio per un attore. Per Riccardo Garrone, si nota che quando tu apri il giornale proprio a Piazzale dell'Euro, quando apri il giornale e dici prima di entrare in gira, pullman di turisti precipita da un ponte, da un cavalcavia, c'è uno sguardo tra te e Garrone proprio di odio. Possibile? Io non ho dato questa cosa. Garrone? Sì, Riccardo Garrone. Sì, perché lui era fascista e ero comunista. C'era un odio. Pensa che è arrivato, stavamo facendo un carosello, adesso questo divaghiamo un po', ma fa sempre bene, no? Va bene o no? Va bene o no? Già mi sono perso. Ah, stavamo girando un carosello che tra l'altro adesso... Te lo dico io qual è, se vuoi. L'acqua filante è coalo. Ah, è coalo. 1972. Allora, eravamo lì al biliardo con Luciano Emmer e lui doveva tirare un tiro, dovevamo essere lì, ad un certo punto viene un argomento, era pochi giorni dopo che hanno ammazzato Pasolini, no? E dice, ma cosa volete che ci sia? È stato lì, è andato con un flosso, voleva mettere al culo, e così l'ha ammazzato, ha fatto bene. Quindi da quella volta lì, a me il Garrone,
Poi l'ho visto tanto tempo dopo, ma sai, uno cambia. Ma lui è proprio uno di quei fascisti, ancora, capito? Senti, e io figura di comunista come ero, mai iscritto al partito, però... L'ultimo aneddoto, il tuo rapporto invece che avevi con Bice Valori, sempre in un carosello. Oh, carino, Bice Valori. Tra l'altro l'ho visto, sì, è venuto fuori. Se vuoi questa roba, te la posso pure ritrovare, te la posso pure dare. Magari anche quelli lì del... Sì, molto del coso, sì, sì, del... Sì, sì. Recuaro e anche di Emmer con Albertini. Esatto, e poi c'ho anche l'ultima che faccio, quella dell'ultima pubblicità, la pasta risposta che apri questo cumaletto con il legatone. C'ho qualche odore, aspettate. E anche vestito da pompiero, io non affetti, nel caso della Lazza. La Lazza. Quindi insomma, dicevo questo, insomma, dove eravamo rimasti. Cioè, basta con dire. Quindi dicevo, se uno vuol fare un lavoro e l'ama tanto e ha la passione per questo lavoro, deve soltanto, deve proprio vivere in funzione di questo lavoro. Poi le persone da seguire, le persone che ti danno lezioni, le persone che sono sempre meglio di quello che può essere un maestro oppure meglio di te, insomma c'è sempre qualcuno che è meglio di te. Per cui, secondo me in tutti i mestieri va proprio fatto questo, seguire le persone che ne sanno più di noi e vedere quella chiave lì. Allora, riguardo l'attitudine professionale. Va bene. Cioè, vogliamo fare una scelta. Ecco, per esempio, io in questo momento, diciamo, da 10 anni a sta parte, ho fatto diversi spettacoli in teatro, anche qui a Rieti, in teatro, eccetera. E devo dire che, come dicevo prima, con i ragazzi che vanno a fare la scuola di teatro, mettiamo subito su una cosa, no? Prima parliamo con i ragazzi, poi ci hanno da dire o raccontare qualcosa, ma è chiaro che si mettono lì, raccontano, poi dice, beh, mettiamo in scena sta roba, vediamo, come facciamo? E lì intanto uno mette in scena, dice no, non devi dire così, devi dirlo più chiaro. E quindi nel mettere in scena questa cosa, senza leggere il copione prima, se c'è un testo importante, se c'è un testo che bisogna mettere in scena, per forza. Però per quanto riguarda i ragazzi, e quindi qui potremmo vedere di fare un po' la stessa cosa. Come si vince la timidezza? Ce ne vuole un anno. Ce ne vuole un anno. Sì, anche un anno. No, a me viene sempre in mente delle volte, adesso penso per dire che lo potete fare anche voi, no? Mi viene sempre in mente una barzelletta, no, di quello un po' tutto barbone che beve alla stazione, mangia il formaggio, eccetera, una signorina tutta barbone, così, no? Okay. Guarda questo qui un po' schifato lì. Lo mangio, lo guardo, ci sono tutte le pause. Boh. Buoni? Scopama fa parlare. Questi sono 2 o 3 elementi su questa chiave che va sempre a finire lì. Io mi ricordo che Carletto delle Piane, che è appunto questo mio amico attore. Abbiamo fatto una cosa come 7-8 Pecorino, sì. 7-8 spettacoli, tutti di azioni mimiche, e eravamo io e lui con queste 2 facce, io con questa faccia lunga, lui con questo naso, no? E avevamo fatto anche un bel film di Scolimoschi, Le avventure di Gerardo. E abbiamo fatto sempre queste scene butte sul tram, c'era uno per esempio che era aveva le gambe sopra, adesso non lo potrei più fare, le gambe sotto al sedere, leggeva il fumetto, e arriva un altro che era lui, un braccio così, e gli fa così al ragazzo, quindi mi lascia il posto, sono invalido. Prendo le calette, lo metto qui in mezzo, metto sta cosa qui, e poi da qua, con le gambe sotto, pum, fai un salto e andava via così, no? Per cui lui rimane più invalido. Quindi quando mi vengono in mente queste cose, cioè, queste scenette, mi vengono sempre un po' cepignane, un po' basterchittiane, insomma, devo dire, perché...
sono più portato a, diciamo, all'azione mimica, alle poche parole precise che ad altri. E non lo so, cosa vogliamo fare? E vogliamo... Sì, io mi metto là, tu chiama la tua amica, fai finta che qui non ci sia nessuno, anzi facciamo uscire tutti, e gli dici, ma senti, ma cosa ne pensi? Però, insomma... Sì, sincero, dai. Prendi la tua amica e vedi un po'. Beh, no, no. Ma come si fa a rompere questa cosa? Non la fai. Ci vuole un po' di pazienza e soprattutto tempo, sì, un anno, due anni, tre anni. Vabbè, voglio dire, fino adesso l'hai fatto, tanto hai già rotto il ghiaccio. Adesso magari se ti vuoi accomodare là ne chiamo un'altra, poi ti richiamo per vedere un po' se sei più... Allora dicevo, no, io già che sono qui a proposito di giornalismo, io tutte queste cose, diciamo tutti i film che ho fatto, ho scritto, grazie all'avvocato Parris, su Mondo Sabino, ogni film che io ho fatto ho raccontato la storia prima, dentro e dopo. Quindi, eventualmente, se avete, quindi ritorno in tema, se avete voglia di leggere, che poi tra l'altro, sì, io dico anche il minimo, perché soprattutto comportamento, però devo dire che anche quando scrivo, nessuno ha mai detto niente, non è che sono Hemingway, però insomma, vabbè, adesso hai il tuo stile, hai il tuo stile. Il mio stile. Io rispetto, perché gli altri non hanno detto, allora io, ma l'altro, no, questo è lo stile di uno. Pretendo che sia così. Quindi potete vedere tutti questi numeri di su Mondo Sabino, che si trova qui nella biblioteca, oppure anche su internet. E lì ci sono almeno 25 per ora, 20, sì, una 20, sono arrivato fino a Operazione San Pietro, quindi sono arrivato fino al 75, poi ci sono gli altri 10 anni che devo continuare, che adesso abbiamo rallentato un po' perché c'è stato un mese senza internet, con il telefono, successo giù, disastro, mi sentivo isolato. Poi l'altra cosa è la respirazione. Perché se no poi ti trovi a dire quello. Ringrazio Mangareggi e ovviamente ancora Rino Marillari, del quale tra l'altro abbiamo visto anche gli scatti mentre parlavamo, realizzati durante il film La grande bellezza, che è stato premiato recentemente con Oscar. Quindi, grazie ancora agli ospiti e ovviamente appuntamento alla prossima lezione. Grazie.